Salve a tutti ragazzi e bentornati su House Flipper, buon anno a tutti. Io mi sono addormentato qui il 24 e mi risveglio su questo splendido divano. Bene, vediamo un po' cosa ci propongono i lavori per smaltire il mangiare, lo schifo che abbiamo fatto in questi giorni. Anche Frey è tutta allegra e felice e quindi noi iniziamo subito a lavorare. Abbiamo tre mail. La signora Ebenezer Scrooge. Non so perché mi dia continua ricomincia, ma noi ricominciamo. Allora, buongiorno, il mio capo organizzava ogni anno una festa di Natale per tutti i dipendenti. Ora che è in pensione vorrei continuare con la tradizione, però mi servirebbe un po' di aiuto per preparare la casa. L'ho comprata a buon mercato da una vecchia coppia che si è trasferita al più vicino ai loro parenti. Ma solo bisogno di essere rinfrescata un po'. Sposta per favore il bagno al piano di sotto affinché gli ospiti possano usarlo e non dimenticare di lasciare spazio intorno al pianoforte così possiamo ballare e cantare canzoni di Natale. Va bene, signor Dickens, signor Scrooge, mi scusi. Non lo so, mi ricorda un certo Charles Dickens. Comunque, tralasciando questi dettagli, la casetta non mi sembra male. Bene, iniziamo un po'. Allora, vediamo. Abbiamo cumuli di neve da rimuovere e sono questi. Tiriamo fuori la pala. Ehi là. Ok, un po' di sano movimento è quello che ci vuole per smaltire le abbuffate di questi giorni. Perfetto, e questo è sistemato. Oh, che bello che è il vicinato con tutte le piante, con tutte le cose innevate, ci sta proprio bene. Bene, bene, bene. Dopo questo piccolo scorcio di... possiamo procedere. Allora... è più bello entrare con la pala. Distruggiamo tutto. Bene, allora iniziamo. Questo cos'è? Buttiamo via, chiudiamo la porta che magari entra il freddo. Come al solito mancano i radiatori. Strano, non succede mai in questo gioco. Allora, questi hanno mangiato. Qua c'è da pulire. Qua c'è da pulire, da pulire. Peccato che non c'è niente. Vendi oggetto. Cioè, praticamente devo vendere tutto. Ok. Ah, proprio tutto, tutto. Ups. La pianta no, però. La pianta la salviamo. Delicato con lampadine. Ma proprio tutto, tutto? No, mappamondo no. Questa sì, però, vero? No, perfetto. Allora. Piantina. Aspetta, ti salviamo e ti mettiamo qua, se riusciamo. No, perché sei troppo alta. Però, in teoria, un po' di parkour. Riusciamo a metterti qua sopra? No. Ma qua sopra sì. E allora senza perdere un sacco di tempo anche il mappamondo lo mettiamo qui. Torniamo a vendere. Stai scherzando? Non posso vendere questa televisione. Cioè posso vendere tutto ma la roba vecchia non posso venderla. E le piante no. Perfetto, allora andiamo avanti. I vasi posso venderli. La pianta no. Questo no. Il quadro no. Questo sì, sbam. Caso, questo, questo, ok. Ah, c'è un altro delicato con lampadine. Ammetto per trofei, questo allora. Ah, posso solo eliminarlo direttamente. Epipremium dorato. E che è? Che è sto epipremium dorato? Vendi, 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 vendi. Vendi, non posso. Vendi. Ah, ok. La piantina morta. Perfetto. Una volta che abbiamo svuotato tutto, iniziamo a ripulire. Ok. Poi. Vediamo un attimino cosa abbiamo qua. Per terra. Poi. Qui siamo a posto. Tutto, 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 tutto. Abbiamo un po' di... belle righe dei mobili su questo splendido linoleum anni 80. Ok. E qui sotto diciamo che siamo a posto. Metti piastrelle. Oh, bravissimo, bravissimo, bravissimo. Piastrelle da pavimento marrone. Piuttosto che questo splendido linoleum, ripeto, anni 80, che fa molto ville americane. Oh, un bel parquet invece. In legno massello. Così. Ok,
Ecco, questo mi dà fastidio perché io so che qua sotto c'è. Vabbè, fa lo stesso. E così. Dai. Perfetto. Radiatori montabili grandi. Oh, che belli i nostri splendidi radiatori che non ci abbandonano nemmeno quest'anno. Noi pensavamo di esserci rilevati e invece no. Ormai ce li sogniamo la notte. Ok, uno. Taratatatam. E radiatore grande, smontabile, montabile. Giambalaia qua, due. Perfetto. Uno, due. Uno, due. E voilà. Perfetto, signor Scrooge può riscaldarsi, visto che ha il cuore freddo. Libreria comparita posteriore foderata di colore chiaro, sanguignum. Sì, vabbè, ho capito, ma è troppo scura. Oh là! Un bel cedro, giusto? No, aspetta però. Che cos'altro devo comprare? Tavolino. C'è in cedro, perfetto. Poi, il pianoforte. Marrone chiaro, vabbè, ma il pianoforte ci sta. Che sia diverso, questo mi interessa, sgabello, olmo americano, cedro, perfetto, grucce, pino d'oro, noce, venghè, olmo americano, cedro, perfetto, ok, allora abbiamo il colore base che sarà il cedro probabilmente, vediamo un attimo, set di libri marroni, bella cagata, scusate ma, il camino, biocamino etanolo, no. Con decorazioni, marmo. Vabbè, questo ci pensiamo dopo. Anche se è un bel chiaro così. O bianco, bianco. Vabbè, ci pensiamo dopo questo. Partiamo con la libreria in cedro, abbiamo detto. Bella libreria in cedro. Allora, così. Perfetto, dove sicuramente ci metteremo il nostro set di libri small. Perché scommetto che se lo prendo grande non ci stanno. Allora, anzi no, vediamo un attimo come sono grandi invece. Per curiosità. Sai che poi ci sono tutte le decorazioni da mettere, quindi. No, forse ci sta, dai. Mettiamo uno. Due, ok. E poi ne prendiamo due piccolini. Anzi, uno medio. Vediamo se ci sta qui, tipo. E uno lo mettiamo qui. Ok, e adesso prendiamo le decorazioni e le mettiamo un po' così. Allora abbiamo un bidone. No, ecco qua. Cioccolata calda. No, mettiamo una pallona qua di Natale. Ricordo di un viaggio in Lapponia. Non so mai se ci sono stati in Lapponia, ma va bene lo stesso. Uno splendido schiaccianoci che è troppo gigante, zio Billy, quindi niente schiaccianoci. Casetta pan di zenzero, dai. L'abbiamo vista l'altra volta. È troppo grande. Maledetti. Si risolve con le candele. Le nostre splendide candele. Ne mettiamo una grande, una piccola. Una grande. E un'altra piccola, giusto? Perfetto, rossa, così. Tanto per rovinare l'equilibrio. Ci sta. Mi fa un po' schifo la parete qua dietro, ma va bene lo stesso, non possiamo farci niente. Tavolino sanguisuga qua. Cedro. Cosa mi rappresenta? Vabbè. Tanto lo mettiamo qua. A due tavolini. Ok, due tavolini. Poi vediamo un po' cosa abbiamo. Delle poltrone sanguisuga sempre. Allora, vediamo un attimo. Ragioniamo un attimo su una cosa. Lui voleva il pianoforte. Aspetta, facciamo così. Mettiamo tre di queste. Una, due. Ok. Dov'è il pianoforte? Eccolo qua.
Allora, il pianoforte potremmo metterlo tipo qua. Vediamo un attimo. E fare questa specie di salottino che vuole lui. Però poi dobbiamo trovare il posto per il camino. No, il camino lo dobbiamo mettere per forza lì. Quindi il pianoforte lo metteremo come si faceva una volta negli angoli, così. Con la gente che ci si può stare, con la gente che ci può stare attorno, presumo. Così, vediamo se ci giro io intorno. Perfetto, fatta. Questo splendido rottame, ci sta qua sotto? No, peccato. Qualcosa ne faremo. Qua facciamo una specie salottino, dai. Facciamo così. Mettiamo qua così. Più nell'angolo, magari così, piantata qua bellina nell'angolo. Perfetto. Poi abbiamo così. Ok. E magari questa la mettiamo qua così. Stesso livello, proprio stesso livello così. E qua non passa più nessuno però. Maledetti. Avviciniamo questo. Avviciniamo questo. E avviciniamo questa. Ok, qua ci passi? Sì. Ti stringi un attimo, ci passi. Bene, tavolino 2. Potremmo metterlo tipo, poggiamolo qua. Rottame 1. Zio santo. Ok. E così abbiamo fatto anche arredamento. Sgabellino per il bagno. Ok, perché me lo mette? Cosa me ne faccio di uno sgabello in legno per il bagno? Perfetto, lì. Non mi serve a nulla. Poi abbiamo bidone in vimini della spazzatura. Lo mettiamo qui. Magari non dentro il muro, che sarebbe quasi meglio, ma perfetto. Poi lì ci mettiamo. Ah, qua ci mettiamo lo schiaccianoci, due schiaccianoci. Uno lo mettiamo qui. Tengo sotto controllo la television. E uno lo mettiamo qua. Devo stare attento perché ci sono anche tutte quelle cose lì. Ai, mi ero perso questo. Però aspettate un attimo. Io mi sto infognando qua, ma qua posso aggiungere cose. Ah, Ignatius. Allora, cedro. Non c'è, vero, cedro? Sì che c'è cedro. Caffè non mi piace. Così. Allora, potremmo mettere anche un divano qua sotto? Sì, signor Scrooge, fa un po' cagare sta casa, eh. Non volevo essere così brutale, ma anche perché se qua ci mettiamo il camino, magari è bello che si possa godere. Ok, poi piazziamo subito il camino. Questo mi piaceva di più, bianco. Colore, colore, colore. Queste cose sono i colori delle calze. Va bene così. Poi
Mi aspettavo qualcosa di meglio. Allora, dobbiamo centrarlo adesso. Più o meno. Così. Vediamo. Sì. Perfetto. Signor Mappamondo. Che bello. Bene, poi abbiamo questa che era in cedro e la mettiamo qui all'ingresso, giustamente, perché sennò come fa uno arrivare a mettere giù il cappotto? Cioccolata calda, ecco qua. Ah, buona cioccolata calda. Ma mettermi due tazze faceva schifo, vero? Avete messo la cioccolata calda, bellissima, buonissima, ma due maledetti, due tazze, faceva schifo metterle. Allora, signor soldato, mi dispiace, ma devo spostarla dalla sua postazione. La mettiamo qua. Casettina di marzapan. La mettiamo qua. Ok, qui abbiamo le cose, le decorazioni, bla bla bla. Piantina, questa lì, perché sennò muore. Perfetto, 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 perfetto. Mi stavo dimenticando che devo riempire anche qua, quindi vediamo un po' cosa abbiamo. È una spesa credenza dandy qua, che probabilmente metteremo davanti al quadro, perché il quadro mi sta sulle balle. No, non posso. Come stiamo ad altezze? Perché se va come penso io riesco a farla entrare. Perfetto, bene, molto bene. Ok, abbiamo la credenza con gli alcolici della nonna. Allora, il famoso, anche stupido sgabellino serve per questo probabilmente, altrimenti questo come fa a sedersi per suonare il piano? Ma mi fa cagare così. Mi serve marrone scuro, allora. Marrone. Ok, va meglio. Me l'ero perso che non c'era lo sgabellino per suonare. Joy to the world. La 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 la. Ok, allora. Saremo obbligati a far così. Che cosa c'è qui? Un'orrenda cucina, però posso passarci tranquillamente, quindi siamo a posto. Allora, cosa abbiamo ancora qua? Oh, abbiamo il posto per l'albero. Tu, piantina, sei in mezzo alle balle, però, eh? Ti metto qui che fai un po' di ambient, se riesco a metterti qui. Perfetto. Già, va già meglio. Quindi, tappetone, classico rosso. E dove vuoi metterlo se non qui? Il giga tappetone rosso classico dei... delle feste. Uno qui. Poi abbiamo tappeto classico rosso, uno lo mettiamo ovviamente qui, perché sennò... per forza. Poi abbiamo un altro tappeto, ho visto, classico blu, e questo lo mettiamo in ingresso qua così, in maniera che quando gli scalzacani di ospiti arrivano possono pulirsi i piedi, maledetti casinari. Invece il mini albero di Natale, ah che piccolo. Lo mettiamo sul pianoforte. Psichedelico. Anche tu sei psichedelico. Bene. Regali. Regali. Allora, abbiamo un regalo qua. Abbiamo un regalo medio, lo mettiamo qua. E abbiamo
un regalo piccolo che facciamo, già lo invertiamo e lo mettiamo qui e direi che ci siamo. Poi, a proposito, il vischio, baci, abbracci e amore per tutti. Le campanelline di Natale le mettiamo una qui e una qui. 6 di festoni natalizi. Allora, signor festone, se io la metto qui così, lei ci sta? Nel senso, faccio così e faccio così. Se non mi fa bestemmiare, potrebbe anche starci. Mi piace questa idea. Ci sono troppe finestre, ma l'idea mi piaceva. Facciamo dorato. Beh, ho già capito che questo qua è uno di quei lavori che mi fa perdere tempo, però voglio farlo. Allora, così. Dai. Adesso devo capire se la misura è giusta. Fammi vedere com'è quello. No, devo andare dentro la finestra. Così. E così. Si vede che c'è tutta questa gran differenza comunque di colori. Festone verde. Uno. E due, è messo storto. Fa lo stesso. Ah no. Festone. Argento. Uno. E due. Viola. Uno e due. Ok, facciamo l'ultimo blu, così almeno abbiamo fatto anche tutto questa parte qua. Uno e due. Ecco fatto adesso, giustamente, perché sennò mi triggerà tantissimo sta cosa. Sistemiamo questi due qua. Ok, perfetto. Che bello. Bene, avanti. Lampadari, quanti? 3. 1. 2. E 3. Inizia l'um. Perfetto. Spegni il zoom. Perfetto. Ci siamo. Corona d'avvento XL. Ogni tanto le palline vanno gialle o dorate. Il fiocco rosso. O al contrario. Così. Tanto per cominciare. E questa va in cima al camino. Poi abbiamo la ghirlanda. Così. E la mettiamo sopra la porta d'ingresso. Voilà. E direi che il soggiorno è finito. Ma mi sa che se va avanti così saranno due episodi anche per questo, visto che il signor Scrooge qua ci fa lavorare come se non ci fosse un domani, il che è giusto perché è nella sua natura. Ogni riferimento a persone, cose o storie è puramente casuale. Via, via, via. Via, cos'è sta roba? Ciao ciao frigo. Bella cappa. Bene. Delicato con lampadine, perfetto. Tenda stretta installabile. Una. Solo questa? No, ok. Bene. Puliamo lo schifo. Dun, 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 dun. Ok, mi sa che è tutto nell'altra stanza, allora. Per curiosità, Permesso. Permesso. Ok.
Era tutto nell'altra stanza, però già che ci sono, ci pensiamo dopo a sistemare qua. Bella cantina dei vini, mi sa. Bene, allora, dipingi col colore biscotto leggero. Io presumo che basti una S. No, facciamo una M. So già che me ne avanzerà, ma non voglio rischiare. Ok. Perfetto. Ma qui sono obbligato anche a fare gli interni perché li avevano ri ricoperti loro con i pannelli, quindi... Oh, che dispiacere. Via di interni subito. E sistemiamo anche gli interni finestra, quindi ho fatto bene a prendere una M. Diventerà una cucina anche questa? Speriamo. Il problema è che l'ho cancellata senza guardarla, quindi devo stare attento che tutti i pezzi dopo riesca a ributtarceli dentro perfettamente. Metti piastre da parete. Eh no, aspetta però, metti piastre da parete. Che cazzo vuol dire piastre? No, 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 cucina prima! Dannazione. Allora, vediamo un attimo. L'unica cosa che mi ricordo era... questi qua sono i pensili, giusto? Pensile in legno con lavello. Allora, pensile ad angolo, però se è così chiara... Perfetto. Questo sarà tutto in norma americano. Dai. Ok. No, forse è troppo bassa. Più su di così. Ok, ci siamo. Allora, a sto punto riesco a piantarla esattamente in cima. Ok, perfetto, ci siamo. Allora, questo è piantato. Poi, pensile in legno basso. Pensile con vetrina. Perché allora se questa la metto qua... Ok, qui c'era la cappa. Ok. Sì, così un po' troppo alta, ma va bene lo stesso. Quindi io posso prendere il forno e mettercelo esattamente sotto se riesco a centrarlo. Giusto? Ok, è troppo alta, altissima sta roba però. Devo metterla tipo qua così e trovare un pensile che ci stia lì. Cos'è mobiletto destro? Ah, ok. Questo lo piazziamo qua. No, no, però. Wait, 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 wait. Stavo facendo una cavolata. Perfetto. Mobiletto, mobiletto. Pensile. Pensile legno basso. Tu, figliuolo. Ti riesco a piazzare tipo qua così? Sì, ma mi fai cagare però. Scusate. Tipo qua così ci sta. Che nasconde un po' la cappa. Vediamo. Pensile in legno in buso. Allora, vediamo un po'. Abbiamo quanti di questi? Quanti me ne servono, direi. Cioè, a prescindere anche se non mi servono, li metto lo stesso. Allora. Pensile in legno con vetro. Ok.
e pensi nel legno con vetro sempre in bus, in busa. Allora, uno, due. Quanti ne vuoi? Ah, un altro di questi vuoi. Ok. Ok. E così. Perfetto. Ci siamo, giusto? Abbiamo questo, abbiamo questo. Questo qua adesso questo mi dà fastidio. In effetti adesso questo è il mio problema. Perché... ma se lo metto qua sotto, tipo, adesso vediamo un attimo. Questo è un test. Prendo te, splendido pensile. Ti metto qua, giusto? Oh, diciamo che è meglio, cazzarola. Mi copri anche la cappa. Mi dai quell'effetto cappa coperta. È bellissimo così. Metto questo qua. Metto il fratello che non ci sta. Perché il fratello non ci sta? Devo mettere questo? No. Perché prima ci stava tutto, adesso non ci sta più niente? Perché? Perché? Allora facciamo così. Questo lo mettiamo giù. Prendiamo questo, lo mettiamo qua. Prendiamo questo, lo mettiamo qua. E siamo punto a capo. Prendo questo, lo metto qua. E però vedi, c'è proprio il buco per la cappa. Affanpifero. Va ben così. Niente, lasciamo così, tanto non è casa mia. È l'unica soluzione che abbiamo, rimettere tutto come era prima. Quindi così, così. A posto, mensolin qua, dov'è? A posto. Nessuno ha visto niente. Bene. Olmo americano. Questo lo spostiamo, lo mettiamo qua. E qua sarà la stessa cosa a livello di bestemmie, perché abbiamo uno di questi, due di questi. Allora, vediamo un attimo. Misura. Tuk tuk, questa ci balla dentro, però in teoria la misura è corretta, quindi così, giusto? E in effetti questo dovrebbe essere spostato di uno qua, perché questa riga qua mi sale esattamente sopra la cappa. Perfetto, dai che forse riduciamo il livello delle bestemmie. Abbiamo due di questi. Uno. Due. Un mobiletto tipico così. Sull'angolan. Sì, buonanotte. Magari se smettessi di andare a lavoro ubriaco sarebbe meglio. E il frigo magari senza tutte ste cazzate sul... senza niente, dai. Diamogli un frigo pulito, bianco, poi se vuole incasinarselo con le calamite fa da sonno. Questo però sì. Togliamo tutto, ma almeno la birra e... la birra ci sta. Perfetto. Magari se lo prendevi un filo più moderno sto coso, no, eh. Vabbè, contento te, contenti tutti. E che si girava dall'altra. Comunque, vediamo un po'. Piastrelle di ceramica marroni classico. Allora, questo ovviamente mi faranno da paraschizzi, perché le metterò qua. Quindi, hopla. E iniziamo. Una, due, tre. Ok, ci sta. Mi sa proprio da casa, non voglio dire antica, rustica. Se la parete fosse da 15 sarebbe oro, ma non sarà mai da 15.
poi uno non deve odiarli. Vero? Poi uno non deve odiarli. Bisogna essere dei maledetti bastardi. Lo so che non si fa, però questo mi dà tanto fastidio. Anzi, adesso lo tengo lì, poi vediamo. Se magari mi gira lo schizzo e faccio anche questo pezzetto qua. Dovrei contare quante sono però. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perché no? Almeno non ho buttato via tutti quei soldi. Allora, oppure potrei ridipingere le pareti e dopo rimettercele giù così. Non li ho spesi. Sarebbe come buttare soldi dalla finestra. Ok. Almeno la cucina vogliamo finirla. Cioè, la cucina, il piano sotto vogliamo finirlo. Ah no, probabilmente lì ci va il bagno. È vero. Perché se ricordate bene, aveva chiesto di spostare il bagno. Ok, però io ho paura adesso che avendo... No, in teoria no, vediamo. Proviamo. Facciamo tutta questa parete fino qua. 1, 2. Così almeno gli diamo un attimo di rusticità in più. Non so se esiste questa parola, ma... dimmi che lo prendi. Perfetto, fatta. Ok, da quel rustico in più che mi piace. Via e via. Metti pavimento, va bene capo, giallo chiaro, mamma che gusto, cioè che abbinamenti di schifo. Però dovrei vederlo con la luce prima di giudicare. Luce. No, ci sta. Magari sposto un attimo questo. No, ci sta, ci sta. Ok, allora, montabile tenda stretta. Tenda stretta. Bene, è semplicissimo. Però magari sul marrone, strisce marrone. No. Dorato. Dorato, ma sì, dai, facciamo gli sbroni. Facciamo gli sbroni e mettiamo le cose dorate. Montante, via. Bzz, bzz. Una e due. Così e così. Con progetti e via. Adesso arrediamo in 448. Ah, aspetta un attimo qua. Che belli questi. Ah, queste cose mi piacciono un sacco. Allora, montiamo questo. Set di casseruole. Dove te lo metto questo? Qua così. Qua nell'angolino. Non posso attaccarlo qua sopra così. Allora lo mettiamo qua. A questa altezza qua. Riesco a spostarlo ancora un pelo magari. Perfetto. Perfetto. Ma che bello che è. Così. Questo lo mettiamo qua allora. Altezza lavoro. Bellissimo. Tagliere. Lo giriamo un attimo così. Perfetto, che sembra vissuto. Essiccatore da cucina. Chiamato anche probabilmente scolapiatti. Vabbè. Bidone da monnezza. Lo mettiamo qua nell'angolo, che non dà fastidio a nessuno. Perfetto. Poi cosa abbiamo qui? Tavola. Legno. Abbiamo detto che facciamo cedro, giusto? No. Olmo americano fino adesso. Ah, che beh, ecco qua. Questo qua è proprio vecchitudine. Le vecchie e care tovaglie di tela che io tuttora uso, sappiatelo. Allora, legno e cumme, legno bianco, faggio, nero, amareno, rosso, finito, fiori. Legno e cumme.
Cedro, Pino da Cedro. Facciamo Cedro perché non vedo il. No, non c'è. Quindi ci baseremo sul cedro. Quante sedie? 4. Ah, potremmo metterne una per lato e spostare un attimo il tavolo. Una. Adesso vediamo cosa riusciamo a fare al volo così. 3, 4, perfetto. Allora, tutto, 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 tutto. Ok, allora, questa ci sta, questa la spostiamo un filo più in mezzo, ok, proprio la classica cucina dei nonni questa, col nonno a capotavola qua, fosse stata la, come si chiama, la panca dietro sarebbe stata proprio la classica, i bambini seduti sulla panca, la nonna da questa parte qua che va a fare stoviglie e mangiare e questo qua è il genitore di turno. Eh sì. Allora. Un candelabro della Nucca, meglio. Vabbè, lasciamolo qua in centro, dai. Diciamo che è un po' chiamata questa. Abbiamo la teiera, la brocca e le tazzine. Ok, però queste qua le mettiamo qua così. Una, due, tre e quattro. Con la teiera in porcellana, sempre dello stesso colore che fa Pandan. Ehi là, volevate fregarmi? Non ci provate mai più. Ok. E poi abbiamo, ecco, piuttosto la brocca in porcellana beige. No, azzurra. Ecco, questa possiamo metterla sul tavolo. Qua così. E i quattro bicchieri. E i quattro calici della nonna che li uccide se glieli rompete. Uno. Non si vedono neanche da quanto sono puliti. Passa le settimane la nonna a pulire queste cose. Bene, anche la cucina è sistemata. Molto bella. Mi piace spegnere la luce che costa. Perfetto. Ultima stanza della giornata è questa. Che partirà con eliminare qualsiasi cosa ci sia all'interno della stessa. Quindi via, 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 via tutto. La dispensa che diventerà un bagno, occhio. Oh, guarda, questa è la. A posto. Allora. Fatemi vedere cosa vuole questo vigliacco. Vasca. Bagno. Lavandino. Termoidraulico, ok. Allora, pendente fuori moda. Allora, partiamo con pavimento. Perfetto. Allora, metteremo la vasca. Ma tu vuoi soltanto l'impianto della vasca o vuoi anche la vasca? Perché potrebbe diventare un problema. Allora, impianto idraulico per radiatori. Facciamo così. Questo lo mettiamo dietro la porta qua così. Così non dà fastidio a nessuno. Appena si può, fatta. Ok, adesso vedi, installa dispositivi bastardo. Maledetto. Quindi appare dopo che io ho montato il pezzo. E questo è da vigliacchi, perché adesso io non so quale vogliano come vasca. Simpatici signorotti qua. Dobbiamo rischiarcela. Vasca. La metteremo qua così. Bene, vediamo che vasca vuoi. Ok, capite quanto sono figli di puttana? Mi hanno fatto montare l'impianto da questa e vogliono la vasca di lato. Questo essere veramente degli infami. Quindi buttato via dei soldi. Io spero che sta cosa qua la modifichino perché è veramente una puttanata.
a livelli stratosferici. Adesso me la giri? Sì, ma allora se... Allora, quale cazzo è il tuo problema, scusami, eh? Ah, no. Io sono il tuo problema, in effetti. Se non lo svito. Ma in questo caso ho sbagliato io. Ci siamo? Ma mi state pigliando per il Watts? Aspetta, dimmi che... No, ma adesso scusatemi, va bene tutto, ma perché non posso girarla sta maledetta vasca? E dov'è che me la dava verde? Ma perdonami, come fai a darmela verde così? Ok, signor Scrooge mi sta facendo spendere un disastraio di soldi. Riproviamoci. La metto qua. Ci siamo? Bene. Svito per l'ennesima volta. Sti maledetti tubi. Ok, ci siamo. E adesso me la dai? Quindi mi stai dicendo che dovevo semplicemente svitare i tubi? Sì, ma siete perversi però, perché mi avete messo l'in... Adesso, se io l'ho montato qua, come fai tu ad avere l'acqua di qua? La 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 la. Iniziamo bene quest'anno. E buonanotte. Iniziamo bene, siamo già in perdita praticamente, quindi... Vabbè. Ci rifaremo con il primo trading che abbiamo. Non sarà certo il signor Scrooge, che giustamente è nato per rovinarci il Natale, a rovinarci l'anno, però non ce la farà. Allora, così 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 così. Beh, forza e coraggio, così 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 così. E avanti. Ok. Perfetto, interno finestra. Bene. Ok, ci siamo. Poi questo lo spostiamo qua. Cosa abbiamo da fare? Gli impianti idraulici. Toilette e lavandino. Allora, toilette. Ti mettiamo qua così. Lavandino di fronte. Perfetto. Lavello montabile, come è fatto? C'è il lavello più brutto che c'è. Mi avete messo. Io capisco che il signor Scrooge non vuole persone, ma cazzarola, almeno un bagno fatto bene. Proprio schifo schifo ti faceva, eh? Allora vediamo un attimo qua. Ok. Uno e due. Ok. Bene. Toilette compatta. WC compatto. Tu 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 tu. Ok. Vite 1, vite 2. Vaschetta, coperchio da vaschetta. Perfetto. Abbiamo lampada specchio.
Ovviamente lo specchio lo metteremo qua. La lampada da soffitto la metteremo qua così. Vedere. Accidenti, l'ho centrata quasi perfettamente. Quasi perfettamente. Ho detto quasi. Ok, poi abbiamo tappeto lungo blu marino lungo, che non ci starà così? Sì, invece che ci sta. È fatto apposta. Poi piccolo armadietto antico lo mettiamo in bianco. Madonna santa. Cioè bianco e sparaflesciante. Ok, bianco e sparaflesciante soltanto lì però. Ok. Ripiano fuori moda bianco. Lo mettiamo qua così. Sì, insomma, questo è un po' un bagno, cioè non un po', è un bagno di servizio. E ci mettiamo i quadri, perché a questo gli piace fare la cacca guardando i quadri. Ma non glielo permetteremo, potrà guardarli soltanto riflessi nello specchio del bagno. Perché siamo delle bruttissime persone e quindi lui non potrà mai vederli direttamente, ma potrà vederli soltanto riflessi nello specchio del bagno, quindi inizierà a impazzire perché non si troverà più, dirà: come è possibile che uno sia da una parte e uno sia dall'altra e invece questo non c'è, oddio! Impazzirà e morirà sulla tazza del bagno. Sono disgrazie che capiteranno, perché guarderà così, poi guarderà qua e impazzirà, oppure ne vedrà soltanto uno. Vediamo un attimo se riesco ad abbassarmi, com'è che è? Ecco, guarderà così, poi si girerà. Oh no, che svarione, guardate quello azzurro, guardate quello azzurro, qui ci sono quadrati, lui si girerà e non li vedrà, è diverso con l'azzurro. Bon, basta, abbiamo creato un mostro, impazzirà, diventerà un serial killer ed eliminerà metà delle persone che ci saranno in questa casa il giorno di Natale. Ma a noi la cosa non interessa, perché direi che per questo episodio noi ci possiamo fermare qui. Io vi ringrazio, vi rinnovo gli auguri per un ottimo 2023, vi ricordo di lasciare un bel pollice in su, di iscrivervi al canale, attivare la campanellina e non dimenticatevi di passare a farmi un saluto su Twitch. Buon game a tutti ragazzi!